Cari amici di Crazy Motor Life, ben trovati a questo nuovo appuntamento post-GP. Un post-GP un po' particolare, ne approfittiamo di avere Roberto Rolfo per la RSI, la TV Radio Svizzera Italiana, si trova a Misano, quindi approfittiamo di lui per poter parlare di questa Sprint Race. Sprint Race che ci ha regalato qualche spunto e qualche riflessione particolare, vero Roberto? Ciao Giacomo, intanto buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Ho la fortuna di essere a Misano, come ero appunto vicino ai piloti ad Aragon, direttamente dalla cabina di commento, e ho avuto occasione di fare un bel giro nei box, oltre che a salutare tutti quanti, a vedere, a capire un po' di umori, più che tutto, legati, parlando appunto alla MotoGP, dopo i fatti vari di Aragon, anche come si presentava un po' lo spirito dei vari piloti, non solo di chi è stato direttamente coinvolto magari nella caduta come di Aragon, ad esempio. Guarda, devo dire che la Sprint Race da un lato mi ha sorpreso un po', perché si è rivelata veramente una gara un po' piatta, se non andiamo ad analizzare nel dettaglio il ritmo dei piloti, perché dopo una bellissima partenza di Martin, secondo me la gara si è davvero tanto stabilizzata, ma se la leggiamo in ottica tempi sul giro, Martina ha fatto un capolavoro, perché è stato davvero costante e molto concentrato dall'inizio alla fine, questo sì. Allora, entriamo nel vivo di questa Sprint Race, ma lo facciamo sempre dopo la sigla. Bene Robby, allora riprendo immediatamente il tuo argomento. Martin parte benissimo e imposta il ritmo gara, che forse nel team Pramac sono più brave a mettere in sesto la moto che del team ufficiale? Ma guarda, tante volte l'ho vissuto anch'io nella 250 ai tempi, quando c'è un divario come oggi nella MotoGP, comunque moto interne ufficiali e moto private, per quanto mi riguardava, parliamo dei tempi Aprilia, Melandri sull'ufficiale, io sulla moto privata. A volte toccare meno vuol dire riuscire a fare meglio, premesso che la moto Pramac e quelle ufficiali sono 2024 e sulla carta, come hanno dichiarato più volte, sono uguali. È ovvio che i piloti interni possano avere, quindi Bagnaia e Bazzianini, avere magari quell'aggiornamento in più o quella cosa in più da provare in certe occasioni, che è vero che può essere un'opportunità, ma tante volte con i tempi ristretti del fine settimana di gara possono anche tramutarsi in qualcosa di sbagliato, che magari fa perdere anche soltanto un po' di sensazione al pilota. Però il pilota, quando deve entrare e trovare il giusto ritmo fin dalle prime prove libere, se questo, diciamo, questa situazione di concentrazione, situazione anche mentale, gli crolla perché vengono fatte delle prove che non gli danno la giusta sensibilità, la giusta motivazione anche, dopo è più difficile. Quindi a volte è meglio non avere nulla da provare in più, avere una moto stracompetitiva come quella Pramac e soprattutto concentrarsi sulla propria guida, quindi quello che secondo me soprattutto in questa occasione hanno fatto entrambi i piloti, quindi Morbidelli e Martin, che ha vinto, tutti e due sul podio, è proprio questo, concentrarsi e migliorare proprio quel materiale che avevano a disposizione. Parliamo un attimo proprio di Morbidelli. Morbidelli che in Yamaha vedevamo viaggiare tra il 15° e la 20° posizione, praticamente raramente rientrava nei primi 10, con la Ducati GP24 ritorna a essere competitivo dopo il primo periodo d'adattamento e dopo il recupero dall'infortunio che non gli aveva permesso di fare una preparazione, un avvicinamento alla GP24 normale. Che questa MotoGP ormai è più importante il mezzo che hai che non il pilota che ci sia sopra? Beh, assolutamente, da quando è nata la MotoGP rispetto alla vecchia 500 si è andati sempre di più verso una categoria dove il mezzo conta tantissimo. Quando ho corso io nel 2005 sulla Ducati Pramac privata, che non è la Ducati Pramac di oggi, ma era bensì la Ducati in quell'anno, parliamo di 2005, io ho cominciato con la 2003, che tanto quanto non era male, è stato il primo prototipo Ducati MotoGP, e siamo passati poi alla 2004, penso la più complicata in assoluto, moto molto lunga, motore portante, come è stato per anni, difficile, moto molto difficile, in più con le coperture d'allo, più il divario tra le Ducati, Dantin, Pramac, quella che guidavo io, poi era solo una in pista in quel momento, e le ufficiali era abissale, veramente, come lo era tra le moto ufficiali e private della MotoGP. Oggi questa cosa si è ridotta, ma diciamo che proprio la categoria per la formula che ha, quindi moto a quattro tempi rispetto alle vecchie 500, è nata nel 2002 la MotoGP, elettronica stra-evoluta, oggi moto ufficiali e private che comunque hanno un livello molto molto simile, ma rimane sempre da dire che la marca oggi fa un po' la differenza, o meglio, i giapponesi essendo rimasti indietro in questi anni,
hanno favorito tanto un grande lavoro di Ducati. Infatti hai parlato di Morbidelli, Yamaha non concludeva nulla decisamente, salito sulla Ducati con i giusti tempi, ovviamente viene anche da un infortunio invernale abbastanza importante che gli ha fatto perdere il ritmo durante le prime gare della stagione, oggi è salito sul podio e ha guidato veramente molto bene. Quindi sì, rispondo alla tua domanda, la moto oggi in MotoGP conta tantissimo. Chiunque comunque salga su una Ducati può andare forte fino a un certo livello, poi fare il campione è un'altra cosa, però comunque può arrivare a un certo livello. Guardiamo un po' le cose all'opposto, guardiamo chi è sceso dalla Ducati, vediamo Marini, perché ha fatto anche dei podi con quella moto, oggi in onda è enormemente in difficoltà e purtroppo non ne viene fuori. Quindi sì, assolutamente, la moto conta. La moto conta, ma non conta solo la moto. Sappiamo che per voi piloti è importantissimo la testa, cosa che abbiamo ribadito nel precedente post GP, la scritta Focus esposta dal muretto a Jorge Martin. Oggi lui stesso riprende quella parola giù dal podio quando viene intervistato. Ho mantenuto il focus facendo 13 giri da qualifica. Sì, secondo me Martin è più forte dello scorso anno, ma il primo avversario di Martin è stata proprio la sua testa e hanno lavorato tanto sulla concentrazione, sul focus. Questa scritta sulla tabella Focus non è stata esposta soltanto ad Aragon, ma anche oggi ho la fortuna di essere come cabina vicino alla prima curva, comunque vicino alla parte muretto box, quindi qualcosa riesco a vedere, diciamo, della parte MotoGP che è un po' più comunque vicina a noi. E quindi vuol proprio dire che ha lavorato tanto su questa cosa, l'ha ripetuto dopo la gara. Questo fa capire quanto un pilota si ripeta le sensazioni positive e quello che su cui ha lavorato nei periodi fuori dalla gara, dove ovviamente c'è anche più tempo per correggere certe cose e per poi ripetersele costantemente e provare a fare la differenza. Oggi bisogna dire che Martin non ha fatto una sbavatura, pulitissimo nella guida, bravo a sfruttare 13 giri da qualifica veri, perché sono stati 13 giri dove è riuscito a gestire bene la gomma posteriore. Usure particolari nella sprint race non ce ne sono, quello lo sappiamo, perché alla fine la gomma cala, ma a meno che non ci siano problemi, sono pochi giri in proporzione. Però la temperatura era molto alta, quindi non era facile rimanere veramente costanti. Secondo me è più forte quest'anno rispetto allo scorso anno, quello sì. Allora, Rob, è iniziata questa maratona di Misano, ormai possiamo dire, perché avendo due weekend consecutivi è più una maratona che un weekend di gara. È vero. Cosa dobbiamo aspettarci domani? Ma allora, domani la gara secondo me cambierà abbastanza, parlando sempre di MotoGP, perché ovviamente rispetto alla sprint race verranno a gara altri fattori importanti che sono appunto l'usura gomme. Vedremo un po' la scelta di tutti i piloti, oggi avevano comunque tutti la gomma morbida, come giusto che sia anche con temperature così elevate. Do come favorito Bagnaia per domani, perché è stato velocissimo in qualifica, l'abbiamo visto nell'intervista dopo sprint race un po' piatto, cioè non ha espresso molto, non era contento della gara, ha messo quel ma per domani, che però secondo me è più per valorizzare eventualmente quello che potrebbe essere il risultato vincente di domani, perché a livello moto, a livello situazione, griglia di partenza e tutto, sì, rimane il favorito per me. Martin può tenere, magari ci sorprenderà, però può tenere per tanti giri, ma soprattutto a Misano, dove Bagnaia, grazie anche all'Academy, alla VR46 che si allena spesso qua, potrebbe avere veramente quel pezzettino in più per fare la differenza. Ma ce l'avrebbe anche Bastianini. Oggi i tempi sono stati incredibili, conosce benissimo la pista di casa e ce l'avrebbe anche un Marquez, ancora da verificare. Però partendo più dietro si fa fatica. Fino a quando Bastianini non partirà davanti e non si troverà in zone podio, come già ti ha fatto vedere anche quando ha vinto, secondo me il rischio di perdere il terreno all'inizio e di non recuperarlo più è troppo elevato con i ritmi della GP e con moto così simile, quello sì. Quindi Bagnaia favorito, Martin secondo e poi a giocarsela Bastianini, Marquez o Acosta, attenzione, qualche problema da risolvere, ma potrebbe essere. Robby, prima di chiudere e darti l'invito per domani per il post GP, mi rifaccio un po', sarò malizioso io? Può essere, ma c'è stata una tiratina d'orecchia al box da parte di Bagnaia per quanto riguarda la partenza, o ho capito male? No, allora, Bagnaia ha fatto bene a lamentarsi ancora della partenza, perché in effetti sta riscontrando problemi che non ha mai avuto, meglio ad Aragon, va bene, la pista era sporca, quindi ha creato problemi a tanti piloti, il patinamento in accelerazione dopo la partenza con l'abbassatore inserito era davvero eccessivo. Bagnaia si è trovato anche nella parte più sporca della pista in Spagna, qui già dalle prove di partenza non era mai stato eccezionale, come lo è di solito, perché è un grande staccatore, ma grazie anche ai sistemi Ducati in partenza non ha praticamente mai fallito.
o raramente, proprio in qualche in caso di qualche problema. Si è nuovamente lamentato perché non è stata una partenza perfetta, lo è stata quella di Martin, è stata perfetta la prima attaccata, prima curva di Martin. Bagnaia è un po' più opaco, bisogna capire se viene proprio dal fattore partenza o se comunque è rimasto un po' più abbottonato durante le prime curve per non avere problemi. Comunque ha fatto bene a ribadire questa cosa perché la sua moto non ha performato come quella di Martina, ad esempio, dopo il primo parte di start. Un pilota che tu segui tantissimo e che segui da molto vicino, quest'oggi è ritornato in pole, puoi dirlo? Beh, certo, direi che parliamo di Moto2 in questo caso, di Tony Arbolino, che ha fatto una qualifica eccezionale. Guarda, Tony quest'anno ha faticato tanto con l'adattamento alle gomme Pirelli ed è stata una situazione un po' strana perché ad inizio campionato era veramente entusiasta delle gomme, finalmente aveva trovato quel grip in più che con Dunlop invece non aveva purtroppo trovato, però con Dunlop aveva raggiunto un ottimo adattamento a far patinare la moto, quindi a trovare quella giusta condizione di aderenza e non aderenza da metà gara in poi. Infatti grossa differenza l'ha sempre fatta nella seconda parte della gara, quando è stato competitivo, soprattutto l'anno scorso. Ovvio, si è perso un po' verso fine stagione nel 2003, ma ha avuto comunque un'ottima costanza. Con Pirelli era davvero entusiasta perché ha iniziato ad essere più veloce, ha tolto addirittura un secondo dappertutto come la maggior parte dei piloti, ma non è mai riuscito a gestire bene la seconda parte della gara, perché Pirelli, al contrario di Dunlop, performa molto meno nella seconda parte della gara e crea un'aderenza, un grip molto incostante, cosa che non è stato veramente in grado di sfruttare più che di gestire. Un Tony che ha lavorato duro, Arbolino sappiamo che è un gran lavoratore sia a livello di allenamento che di messa a punto moto, forse ha perso un po' la strada nella parte quasi centrale del campionato, modificando anche troppo con poco tempo sulle piste. Oggi è tornato, oggi parliamo dall'Austria, è tornato a guidare come sa e ha fatto la differenza. Posso dirti che do lui come favorito per domani, ma ho un punto interrogativo negli ultimi 6 giri, perché secondo me li potrebbe ancora fare. Allora, appuntamento a domani con voi di Crazy Motor Life, con Roberto Rolfo per il post MotoGP, per questo inizio di weekend pieno di motori e pieno di passione per tutti noi che amiamo le due ruote. Ciao Robby! A domani! Ciao Giacomo, ciao a tutti! Ciao!